Buon salve a tutti quanti ragazzi, due YouTube channel, Arena, sto per mostrarvi quello che probabilmente è il mazzo più budget della storia dei mazzi budget, probabilmente è persino più budget di un mazzo da pauper, rosso, bianco, ciclo. Ora, vedendo alcune non comuni, tipo questo amichevole soccorritore impallido o la volpe fiorente, avevamo già capito che molto probabilmente sarebbe stato molto facile riuscire a costruire un qualcosa con questi colori legato all'abilità ciclo. Quello che almeno io non avevo minimamente immaginato era che si potesse creare un qualcosa di così sconvolgentemente forte. Io pensavo fosse un archetipo da limited con qualche possibilità di arrivare in costruito, soprattutto perché il bagliore dello Zenith, che è effettivamente la vera e propria chiusura del mazzo, va a colpire anche i giocatori, è istantaneo e ci dà anche vite. Avrei dovuto immaginare che la cosa si sarebbe volta un pochettino all'irrefrenabile quando ho iniziato a notare che tutte, o almeno molte, delle abilità di ciclo contenenti sulle carte appunto da ciclare erano a costo 1 e soprattutto 1 in colore. Se avessero voluto fare un ciclo tra virgolette equilibrato con un suo archetipo a parte le sue sinergie e tutto quanto, per ciclare questa carta avremmo speso un mana rosso, non un mana in colore. Per ciclare questa carta avremmo speso un mana bianco, non un mana in colore. Per ciclare questa carta avremmo speso un mana blu. Avete capito? Invece, concettualmente, con tutti questi ciclo incolori possiamo avere 10 terre base, 10 terre base di un altro colore e un mazzo perfettamente funzionante. Non ci sono mitiche, non ci sono rare, abbiamo 4, 8, 12 e 16 non comuni, tutto il resto comuni. Tutto il resto comuni, esagerata, una cosa fortissima. Ho provato questo mazzo e devo dire che è veramente molto forte e di una versatilità esagerata. Non c'è una carta, a parte, vabbè, ovviamente quelle che non posso castare, che non sia riuscito a sfruttare al 100% delle volte. Per esempio, questa, ovviamente di solito la si cicla. Però nei nostri colori è un incantaterra che dice tappa la creatura incantata, la creatura bersagliata, prende rapidità e travolgere fino alla fine del turno. In late game, e mi è capitato in più di una partita, appoggio giù quella, metto giù lui, puff, inizio ad attaccare, poi lo ciclo, lo potenzio, se viene parato gli posso dare anche travolgere, non necessariamente nel turno in cui gli ho dato l'abilità. È fortissima. Se partiamo di questo e lo facciamo crescere come un animale, possiamo riuscire a vincere la partita. Le chiusure del mazzo sostanzialmente sono due. Questa, ovviamente, che è una bomba, oppure riuscire a portarsi via un sacco di vantaggio campo menando con una volpe fatta diventare gigantesca o con un sacco di pedine. Il fatto che questa abbia la limitazione della prima ciclata per turno non è una vera e propria limitazione, semplicemente ci fa rallentare un pochettino, ma neanche tanto, e mette su un vantaggio campo che è veramente esagerato. Abbiamo potenzialmente una removal, tra molte virgolette, però già anche solo far lottare una pedina 1-1 con un altro di questi nel mirror è un vantaggio mostruoso, e oppure semplicemente far lottare un 3 di forza contro un 3 di costituzione, e anche quello non scherza. Anche poi appoggiare giù questa e iniziare a ciclare, 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 ci fa dire che basta avere la metà della forza di questo e comunque vinciamo. Fondamentalmente ho visto due diversi stili di gioco con questo mazzo. Dipende molto dalla prima mano. Se nella prima mano abbiamo uno o tutti e due di questi due tizi, io tendo a rallentare un pochettino per mettere giù questa per turno 1, questo a turno 2 e poi iniziare a ciclare. Dipende anche da contro cosa siamo, ma ok. Fondamentalmente, quando si appoggia una di queste due, di queste tre creature, almeno di turno 2, abbiamo già impostato una race che molto probabilmente ci farà vincere. Quindi, andiamo a fare qualche partita, vediamo come va questo mazzo. Le ley line sono qui perché sostanzialmente stavo pensando di inserire alcune copie di queste ley line
di side potenzialmente, ma in realtà anche di main, perché volendo si può scendere anche a 18 lande. Tanto questo mazzo, bene o male, pesca 3 a turno, quindi non difficilmente, credo mi sia capitato una volta sola di avere problemi di land drop. Quindi anche avere le ley line main deck, io tipo metterei 4 ley line main deck di quelle bianche, 4 di quelle nere di side contro qualsiasi cosa che usi ed abusi del cimitero. E mi piace anche questa, devo essere sincero, mi piace molto anche la ley line della combustione, perché nei matchup di attrito, quindi quelle con tanta removal o con tante robe che ci bersagliano, è come avere giù uno di questi e ciclare ogni volta che siamo bersagliati, e quindi ci aiuta moltissimo a velocizzare poi la chiusura col bagliore dello Zenith. Non lo so, come best of one è sicuramente un mazzo molto forte, forse tra i più forti. Per quanto riguarda Best of 3, credo ci sia ancora un po' da lavorarci sopra, ma a buone basi. Geruda! Potrebbe essere un bellissimo matchup, soprattutto perché abbiamo già questo in mano. Di solito quando Geruda scomba e non ci chiude nel turno in cui scomba, poi lo uccidiamo noi con questo, quindi vediamo un po' come prosegue la cosa. Mi secca un po' che parta lui, però a parte quello, insomma. Va bene. C'è un cancello. Wow. È vero che il turno 1 è vuoto per sto mazzo, però insomma, per definizione è vuoto perché non esiste nulla di pari che possa essere fatto a turno 1. A parte un qualcosa che costa 0, ma va bene, insomma. Ci siamo capiti. Allora, tecnicamente abbiamo questi da buttare giù. Però in realtà molto probabilmente lo chiuderemo di questo, quindi credo che lasceremo passare così. L'importante è arrivare ai 4 mana, quindi insomma, appena pescheremo la quarta terra siamo più o meno a posto. La stessa tech che mi hanno inventato io per sfruttare i cloni della scintilla. Ciclo in colore numero 1. Ciclo in colore numero 2. Figo. Ok, questo lo voglio decisamente giocare. La quarta landa ce l'abbiamo, quindi vabbè, siamo a posto così. Dipende quanto tanto ci macina, perché è partito per primo, quindi sicuramente è più lanciato rispetto a noi. Però boh, cicliamo uno, ci macinerà altre 16 carte con ciclo, boh, speriamo di sì. Facciamo che cicliamo subito. Non ho visto cosa ha macinato. Nostro amico non è stupido. Ok, allora a questo punto, piano B, iniziamo a mettere giù pezzi. Per parare, non si sa mai. Questo ci permette anche di diminuirgli un po' le vite. Vediamo un attimo quanti bagliori ci ha macinato. Neanche uno. Figo. Non male. Allora, 18 vite, queste sono 9, gli mancano 9 vite e dobbiamo fargli in qualche modo. Un danno glielo facciamo così e un altro pompera questo, quindi dobbiamo fargli altre 7. Dobbiamo avere altre 7 carte con ciclo al cimitero in qualche modo. E contando che questi ciclano a 2, niente. Wow! Il colpo di scena. Quindi dici dobbiamo chiudere adesso, in qualche modo? Ah, picchia solo con lui. Ha senso parare? Non credo abbia senso.
Più, 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 più. Un altro attacco decisamente non sopravviviamo. Allora, spariamo qua, andiamo a 25. Queste sono 8, 14, 17, 19 e vabbè, 20. Boh, possiamo rischiare, vedere cosa succede. Ops, errore mio. Basta non ci faccia un cinghialozzo, perché il cinghialozzo potrebbe essere un problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Ah, attenzione, siamo ad altezza cinghialozzo. Ok. Sì. Adesso ci servirebbe molto un altro bagliore, avremmo molto bisogno di un altro bagliore. Beh, se non altro ci sta giocando intorno abbastanza molto bene, quindi insomma è anche abbastanza sensata come partita. Vediamo. Con la 33 carte nel mazzo, 3 bagliori, quindi una carta su 11 dovrebbe essere un bagliore. Perché? Pum! Mi piace il rumore di incudine che si sente quando lancio il bagliore. Pum! Così ho pensato. Certo, forte questo mazzo finché facciamo le normalissime partite alla Best of One. Proviamo invece a giocarlo in un contesto leggermente più serio e competitivo. E vediamo cosa salta fuori. Cavolo, quella pianura lì l'avrei proprio voluta. Però al massimo possiamo avere questo, possiamo iniziare a fare un po' di ciclate, quindi va bene, ci proviamo. Una cosa che ho notato molto spesso con questo genere di mazze, che nonostante siano 10 pianure e 10 montagne, ci sono delle volte che tipo ho 4 montagne e una pianura. Già che comincia a guadagnarsi vite, non è che sia proprio eccitatissimo. Oh, a volte mi trovo tipo l'esatto contrario. È un po' boh, è un po'. Palle. Un po' strano. Vabbè, mettiamo giù il nostro amico che spara a tutti i bambini. È un tizio un po' nervoso. Però. Ok. Niente bagliore e niente pianura. Perché questi due colori non vorrei sia un altro mazzo. Cosa? Stavo per dire Aristocrats, ma mi sa che non è il caso. Cerchiamo la pianura. Dai, non c'è neanche la landa però adesso. Inizio a essere un po' preoccupato. Ecco, se posso dire la mia, inizio a essere un po' preoccupato. Non è la prima volta che mi ritrovo un mazzo che mi fa tutti gli sti stennardieri uno dietro l'altro. Raga,
Stanno arrivando gli schiaffi, mi verrebbe da dire. Ok. Abbiamo pescato un po' più di un quarto del mazzo. E poi di pagarlo. Ah, ok. Boh, io. Ma di cosa stiamo parlando? Tocco letale, vabbè, vabbè. Boh, io a questo punto il volpacchiotto inizierei anche a ciclarlo. Perché? Almeno abbiamo 8, no, 8 sono ancora porche. 8 carte del cimitero. Adesso ci sparerà sopra un altro. Ma questo è appena uscito dalla gilda dei Rakdos per andare a fare danni in città. Forse era meglio se giocavo questo in realtà. Boh, vediamo se riusciamo a recuperare con un bagliore. Insomma, mi auguro prima o poi arrivi. Questo lotta con questo perché è quello che si compra di più. E poi se serve pariamo uno dei due. Ma sospetto abbia un'altra removal in mano. Removal e sparo, così moriamo stronzi. Così moriamo veramente stronzi. Deve fare tipo un lava coil, pompare, diventa un 5, 2, 7 puliti. Sì, forse potevamo mettere giù questo in realtà. Perché avremmo ciclato, ne tenevamo una, però non facevamo lottare, quindi non lo so. Uccidiamo lui che è quello che fa più danno. Tecnicamente siamo ancora in tempo, ma penso moriremo stronzi adesso. No, abbiamo ancora un turno di... Beh, no, in realtà siamo due, quindi o peschiamo un bagliore adesso, o peschiamo un bagliore adesso, oppure anche se lo peschiamo in realtà non possiamo più farci molto, quindi andiamo in difesa. Grazie al cazzo, avevamo giusto bisogno di quelle. Se abbiamo imparato qualcosa da questa partita è mai giocare qualsiasi mazzo quando stai registrando una partita, perché tanto perdi stronzo per le cose più stupide. Seconda partita perché non abbiamo perso stronzi abbastanza e abbiamo bisogno di perdere in maniera ancora più stupida. Mi sono anche riguardato un pochettino l'andamento della partita mentre editavo il primo video e niente, in realtà era una mano normalissima perché di solito poi le robe le peschi. Obosh, quindi siamo agro, quindi vabbè, abbiamo le nostre cose da fare, quindi io tengo, anche perché partiamo per primi, che non è proprio una cosa da buttare. Vediamo quanto aggressivi si parte, che poi in quel caso tipo adesso mi aspetto un 1-1 rapido. Cosa? Ah, ok. stavo avendo paura.
Ok, questo è sicuramente un piano. Mi sto domandando quanti spari abbia in mano da farci. Temo tanti. Ok. Proviamo a parare qui. Ci prendiamo una di rare oppure... No, si schianta. Vuol dire che... Wow. Ok, questa mi ha preso un po' in contropiede. Mettiamo giù il nostro amico, il nostro parente di tutti i bambini, e picchiamo. Beh, siccome praticamente questo è un mono rosso dispari, mi aspettavo tipo lo stroncare la critica, un illuminare la scena, un adirare. E invece non sta succedendo e sono un po' confuso e anche impaurito un pochettino da questa cosa. Ah, è la versione con le fenici, che potrebbe essere un problema allora, perché è un po' più difficile da gestire se non vedo il bagliore. Se adesso mi appoggia giù, no, non può appoggiarmi giù una cavalcata, quindi penso l'abbia capito anche lui che non può appoggiarmi giù una cavalcata, e quindi di con cosa vince sta cosa. Non lo so cosa sia successo, non importa, va bene così. L'Urrus sarà un mirror di cicli, sarà un qualcos'altro tipo Aristocrats. Comunque abbiamo una mano veramente bellissima. Turno 1, turno 2, vogliamo fargli esagerati, turno 3, ma non ce ne sarà bisogno, e niente. Una terza landa sarebbe anche figa, lo ammetto, mi piacerebbe. Però, ok. Abbiamo anche una removal potenzialmente, che se stiamo facendo un mirror ci salva. Se gioca bianco-rosso, probabilmente è un mirror. Probabilmente è un mirror. Sì, direi che decisamente è un mirror. Se invece ci trovavamo nero, era più facile che fosse un Aristocrats. La cosa... Sì, è un mirror. La cosa bella di Lurrus è che praticamente possono infilarlo in qualsiasi versione di un sacco di mazzi. Io sto parlando solo di standard. Comunque adesso non voglio gufarmela tanto, perché bisogna vedere quanti bagliori ha lui in mano. Però probabilmente solo per essere partiti così abbiamo vinto il mirror. Ripeto, vorrei anche vedere quell'altra landa, perché insomma farebbe anche un po' piacere vederla, e non la stiamo vedendo. Però a parte quello, allora io picchio con tutti e due. Se gli togliamo una creatura, bene, gran cosa. Alla peggio, comunque abbiamo ottenuto il vantaggio campo, anche se lui ce ne fa un altro, poi lo facciamo combattere con questa, quindi avrei voluto vedere quella terza landa, e non posso non pensare che sia dovuto al fatto che sto registrando. Se non stessi registrando probabilmente avrei già chiuso, non so come, sempre con due lande, con tre lande probabilmente in qualche modo avrei già chiuso, ma va bene. Terza landa, grazie. Oh, grazie al cielo. Questo mi piace un sacco come carta. Sia per il ciclo particolare, sia per il fatto che è uno scartino che esilia, che non è male come cosa. 4. Adesso sarebbe il caso di vedere, ma a parte che il prossimo turno cicliamo per parecchio, penso comunque che appoggerò giù un volatore. Vabbè, questo era aspettato. Secondo me è indietro di lande anche lui. Penso che appoggerò giù il pungolatore. Figa questa. E poi inizierò
Stiamo sicuramente conducendo la race. Il problema è che tipo con un bagliore può farci tanta bua. Può recupererebbe tipo 5 punti vita e sì, se non lo peschiamo anche noi in fretta per chiudere velocemente fa sempre in tempo a recuperare. Anche perché tipo è la nostra unica remova. L'abbiamo anche qua il tizio che fa lottare, però sì, non lo considero proprio removal. Quindi sta ciclando per trovare la quarta landa, il che mi fa pensare che abbia già un bagliore in mano. E noi no. Se adesso pescassimo anche noi un bagliore, noi comunque stiamo conducendo la race. Il che è figo. Possiamo... schifo... Possiamo tipo... continuare a picchiare tranquillamente, portarci via qualche dannino in più. Dai, e poi tenerci aperti per un bagliore da fargli in risposta al suo, sempre se lo peschiamo. Probabilmente lo uccidiamo anche di questi, però con un bagliore faremo prima. Vabbè. Nove. Ah, uccide quello. Ah, beh, allora io ho questi tre danni, tenterei di spararglieli. Questa ci rimarrà buona per dopo, mal che vada. Più. Carte al cimitero, siamo a due terzi del mazzo rimasti e potrei fare anche l'Urrus volendo. L'Urrus che dà vite, però vabbè, cioè, gli passo sopra. Ok, l'ha visto prima lui, ora bisogna vedere quanti altri ne ha. Ero ormai convintissimo che non l'avrei più visto. Sdang! Veramente, ho dovuto scavare metà mazzo praticamente per pescarne uno. Partiamo per primi e ne sono molto felice. Giochiamo contro Yoron e sono molto disinfelice perché in tutte le leghe che ho fatto Yoron è l'unico che mi mette veramente in difficoltà. È un mazzo del cazzo, completamente molto stupido, e penso che passerò il resto di questo video, di questa partita almeno, a insultare, a denigrare qualsiasi cosa riguardi tutto quello che sta succedendo, tutto quello che potrebbe succedere, tutto quello che è successo, tutto quello che succederà davanti, di sopra, di dietro. Vabbè, iniziamo. Dunque, partiamo noi e mi andrebbe anche bene come mano questa, se non fosse che non vorrei dover ciclare questa cosa qui, perché questo è il matchup in cui questa carta mi fa la differenza. Però non ho le volpi, non ho le cose e non ho altri ciclanti e devo iniziare a ciclare abbastanza velocemente, quindi ce ne faremo una ragione. Oh, già questa è una buona cosa. La remuova un po' meno, ma va bene. Ora, sono 80 carte. Sono abbastanza sicuro che avrebbe comunque già la removal pronta da fare. Guarda, visto.
E qualcuno dirà: eh no, ma parti prevenito. Sì, parto prevenito perché è un mazzo da 80 carte, 80 carte forti, che comunque le pesca comunque lo stesso. Ho fatto una partita con Yoron da 80 carte, mi ha fatto Teferi Narset, scarto Elspeth, conquista la morte, Teferi Narset, scarto Elspeth, conquista la morte. Terzo turno, sto facendo la stessa cosa di un mazzo da 60. No, ma non devi odiare questo mazzo. No, deve solo morire, stronzo. Poi, per carità, spesso e volentieri riesco anche a vincere lo stesso, però voglio che muoia male, possibilmente, cioè parecchio male, quel genere di male che è proprio male 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 male, lo sapete, presente. Ouch, il collo incroccato. Ho visto Yoron. Fuochi, bene. Fuochi limita la sua interattività, e quindi, a meno che non stia sculando tipo con un'altra Narset, c'è possibilità di giracchiarci un pochettino intorno. Cioè, lo scopo è riuscire a fare abbastanza tanto con questo, a fargli abbastanza danni con un bagliore, per poi riuscire a ucciderlo prima che lui riesca a fare le sue cose. C'è questo che gli fa guadagnare vite, ma va bene. C'è il presagio. C'è il presagio, quello bianco, che mette i due token e gli fa guadagnare vite. Probabilmente questa è anche la versione con Lucca, che come creature gioca... alcuni giocano le sfinge, ma soprattutto gioca 4 agenti del tradimento. E si farà una pedina con questa. Vaffanculo, ti odio, bla bla bla, quel genere di cose lì. Vabbè, potrebbe arrivarci un Lucca in faccia, oppure semplicemente potrebbe fare cose con Yoron. Ma vabbè, in realtà vedere un altro bagliore sarebbe abbastanza molto figo. Lucca, 80 carte, questi ce li ha doppi. Sì, stronzo, vai. Teferi potenzialmente può essere un problema per questo mazzo, perché se avessi avuto tipo due bagliori, l'avrei tirato uno in faccia a lui in un certo fine turno e l'altro nel mio turno. Insomma, non è neanche tanto difficile adesso riuscire ad ucciderlo, però sembra non sia neanche tanto facile come cosa. Vediamo se riusciamo a fargli quegli abbastanza danni che bastano per ucciderlo. Abbiamo comunque bisogno di un altro turno. E lui è troppo avvantaggiato per risorse. Adesso ti toglierà via Malanda, probabilmente. E al turno dopo ci toglierà via qualcos'altro ancora. Wow! Quanta intelligenza ci vuole per giocare sto mazzo. Allora, contando che arriverà un altro... mi toglierà una Landa. Mi toglierà una Landa molto probabilmente. Probabilmente quella rossa che non stiamo pescando, però cosa vogliamo farci? Mirror numero 2, solo che stavolta parte lui per primo.
potremmo perdere, ve lo dico, e potremmo perdere anche malissimo, però credo che questa mano sia giusta da tenere, perché anche se andiamo fuori dalla Lega e tutto quanto, vediamo cosa succede a situazione inversa, quindi ci facciamo un pochettino l'idea. Poi magari scopriamo che questo è Aristocrats, ma no, è coso, è ciclo, anche partito bene, perché ovviamente i due mazzi del momento, in questo momento, sono Lurrus Ciclo e Jeskai Yoron, e ci sono solo questi perché la gente ha scoperto come funzionano e che funzionano, e quindi ci sono molto solo questi. Siamo partiti male perché siamo partiti per secondi, il nostro avversario sembra non vedere la seconda landa, e questo potrebbe essere una cosa a nostro vantaggio. Il fatto però che lui sia partito con questo non mi eccita particolarmente, però faremo finta di nulla. Potremmo avere già bisogno subito del parante messo di questo, quindi diciamo che metto giù prima il pungolatore. In ogni caso i due schiaffi ce li prendiamo, probabilmente 3. 4 se ci prende la seconda landa, però poi iniziamo a mettere giù paranti, ad avere cose con cui attaccare, e a meno che non faccia un'altra volpe, ok, non la fa, possiamo iniziare a rifarci. In questo particolare contesto vincerà, è molto probabile che vinca lui, perché in questo momento è più in vantaggio rispetto a noi. Vincerà chi risolverà prima un bagliore, perché lo rimanderà sopra di vite, ovviamente, e perché se ce lo tira in faccia, soprattutto adesso che siamo deboli, farà il suo dannetto. Noi adesso tecnicamente continuiamo a mettere paranti, a fare qualche dannino, però niente, lui sta vedendo le lande adesso, non è bene. È un'opzione anche questa. Sì, solitamente questo è l'unico che non vorrei mai giocare a priori, però in un contesto come questo fare quel dannino lì aiuta. Allora, vorrei attaccare con questo, ma probabilmente me lo parerebbe con lui, e dargli doppio attacco in questo contesto non servirebbe a nulla, perciò credo che seguirò la sua stessa idea e metto giù anche questo. Tanto finché abbiamo lui ci conviene ciclare una volta a turno, quindi ci può stare. Lui non sta vedendo il rosso, ma probabilmente lo vedrà adesso. Doppio di questi, no bueno. Niente rosso vuol dire che sì, guadagnerà un sacco di vite uguale. Vuol dire intanto niente bagliore e niente removal che fa lottare, quindi i nostri pezzi per ora ci rimarranno in gioco. Quasi. Va bene, dai, cicliamo anche noi. Però sì, sta decisamente sopra. Una remove. Ci servirà molto poco in questo momento, però. Siamo sotto, ragazzi, siamo sotto. Piu, 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 piu. No, prossimo turno magari avremo qualche pedina in più, potremo iniziare a togliergli qualche dannetto, però siamo ancora indietro. Chi vede il bagliore per primo? Ma adesso lui è anche l'Urrus. Ha un pungolatore, non ha nulla. Ok, ce l'ha. Pareva strano. Forse è rimasto senza pungolatore. Quindi penso che questa ce la terremo in mano.
Sì, signore. Un po' troppi trigger. Allora, nel mirror una volpe fiorente fatta di primo turno riusciamo più o meno bene a gestirla, perché noi appunto spediniamo e quindi in qualche modo ce la si fa. Però in altri contesti, insomma, una removal per un drop a uno fatto così non ce l'abbiamo, quindi niente. Ora probabilmente perderemo questa partita perché ha troppe carte con ciclo al cimitero, e ok, perché perdiamo questa partita? In cosa abbiamo deficitato? Siamo partiti per secondi? Molto probabile. Siamo partiti per secondi e lui ha messo la volpe sopra, e anche quello probabilmente ha contribuito. Cerchiamo di guadagnare più vite possibile anche noi. Dove è stato il nostro, tra virgolette, errore? C'è stato, tra virgolette, un nostro errore? Allora. Cicliamo. Guadagniamo vite, facciamo un po' di danni, speriamo di vedere un bagliore. Cazzo però. Vabbè, sacrifichiamo uno dei nostri soccorritori per togliergli via il pungolatore. Non stavo considerando l'Urrus, però in realtà potrebbe rianimarselo di Lurrus, che effettivamente è l'unico target che ha a disposizione per Lurrus, però lo manderemo tapped out, non potrebbe più ciclare niente, quindi non lo so, io in realtà mi aspetto un bagliore grande come una casa in faccia, tipo in 0-2, però effettivamente non lo farebbe vincere, e la situazione in questo momento è ancora in suo vantaggio, perché sta continuando a guadagnare molte più vite di noi, quindi non lo so ancora. Penso che adesso inizierò a scendere anche io la volpe, però lui sta decisamente pescando molto più di noi, e a meno che tipo non ci facciamo una tirata di cose. È arrivato a 12. Oh, guadagnare vite o fare danni? Io dico che un po' di vita in più è meglio guadagnarle lo stesso. Potevo anche sprecare due pedine. Potrei anche. Vediamo se questo equilibrio ci aiuta un pochettino. Non so, non riesco a capire perché abbia attaccato. Chiedo tipo. È arrivato a 14. Boh. Allora, volpacchiotto, forse potevamo ciclarlo, non lo so. Più. Ok, l'importante è avere più vite rispetto a quelle che sono le carte nel cimitero. Però ovviamente se ci fa due bagliori noi siamo fregati, ed è molto probabile che ce li abbia, quindi praticamente possiamo poter dire che stiamo perdendo, perché lui è partito per primo, lui è partito con questa per primo e ha pescato due bagliori, quindi in realtà è solo uno sculone di merda che ha avuto più fortuna rispetto a noi. Il mirror, come ho sempre detto, in realtà va così, chi scula di più con i bagliori vince. Possiamo cercare di stabilizzarla soprattutto col soccorritore, che fa un grandissimo vantaggio campo, però se l'altro scula di più, l'altro scula di più, questo ha sculato di più, ha sculato tanto di più, ma... però contestualmente è questo.
Quindi, cosa abbiamo imparato da questo video? Ora, io sicuramente ho imparato tante cose, che l'irrefrenabile, insaziabile, inarrestabile dolore che provo ogni volta che registro un video e tutto va a puttane è una cosa che non riesco a saziare, mi uccide, mi tortura, mi strezza dentro. Ma a parte questo, nel mentre, da quando ho iniziato di fare questo video, quando ho finito di fare questo video, ho praticamente finito i settini delle ley line. Ora, tutte le altre leghe che ho fatto sempre con questo mazzo le ho sempre chiuse tipo 7-0, 6-1, battendo qualsiasi cosa mi capitasse davanti. Mi sono capitati un po' di bimbi con il mazzo Rakdos appena usciti da Rixmadi, mi sono capitati un sacco di Yoron che ho più o meno distrutto tutti quanti, anche se ovviamente, ripeto, Teferi di terzo turno, Narset di quarto turno, Elspeth di quinto turno, Elspeth quella che esilia, e Teferi, Narset, Elspeth di nuovo, eccetera, 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 un mazzo da 80 carte che le fa lo stesso. Sì, mi dà fastidio come cosa, mi dà un sacco di fastidio perché l'ennesima incarnazione che chi pesca meglio, pesca meglio. Quindi, cosa abbiamo imparato da questo video? Chi pesca meglio, ma c'è un po' modo di girarci intorno. Ora, la gente sta copiando questo mazzo un sacco, lo sta copiando un po' meno rispetto alla settimana scorsa, perché adesso c'è Jeskai Yoron da copiare. Però, concettualmente, ce ne sono ancora tanti che girano. Il mazzo è di un budget che fa paura, ma è anche di un'efficienza esagerata. Abbiamo visto che sono 16 non comuni e le restanti 44 sono 44, wow, sono comuni, di cui 20 terre base. Poi ovviamente possiamo un po' lavorarci sopra. Ad esempio esiste anche la versione Jeskai con l'incantesimo, quello Izzet di Trono di Eldraine, che ogni volta che peschiamo la seconda carta ci mette giù una pedina. Io intanto sono voluto partire da questa che è la versione base. In realtà, per me, a me piacerebbe un pochettino fare questo particolare mazzo in versione Mardu, in modo da poter giocare questa carta, cioè avere la possibilità di giocare questa carta anche per il suo costo di mana. Perché secondo me, guardare la mano dell'avversario ed esiliargli una carta è tanta roba. 3 è un po' tanto, ma contando che c'è il ciclo 1 in colore e che il ciclo sinergizza un casino con tutte queste altre cose, secondo me vale la pena. Poi il fatto che, a parte il volpacchiotto qui, tutto il resto delle altre creature siano umani, e nella coppia di colori bianco-nera c'è un bel po' di supporto per gli umani, mi dà un po' un certo stimolo su cui andare a costruire un qualcosa. Un'altra cosa interessante è che tutti i permanenti di questo mazzo costano 2 o meno, quindi l'Urrus, tutte le carte di questo mazzo, tutti i permanenti hanno abilità innescate, che sono ciclo, quindi volendo ci si può giocare anche Zirda, eccolo qua. Quindi sì, col fatto che molti dei compagni giochino sul discorso che solo i permanenti devono sottostare alla regola del compagno, possiamo giocare questa, possiamo giocare questa, possiamo giocarci un sacco di altre robe e niente, c'è un sacco di modi con cui costruirci sopra. L'unica cosa è che ci stiamo addentrando sempre di più in una fase di Magic in cui avere una risposta in mano a quella che è la minaccia dell'avversaria diventa sempre meno importante, e l'unico modo per superare la minaccia dell'avversario è avere una minaccia ancora più minacciosa rispetto a quella posta dall'avversario. Quindi il chi pesca meglio, secondo me, viene ancora molto accentuato, molto 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 di più. Qual è il prossimo mazzo che vorreste vedere giocare? Ad esempio, io stavo ammonticchiando un mono bianco gatti che secondo me è molto carino. Vi è piaciuto questo video con la lega? Vi è piaciuto il risultato fatto in questa lega? A me ha fatto sicuramente cagare, visto che di solito spaccavo i culi con questo mazzo, ma va bene. Fatemi sapere nei commenti del video, mi raccomando, sbizzarritevi, chiedete, e io finché posso esaudisco un po' tutte le richieste. Poi ci sono anche certi limiti, ma insomma lo capite benissimo anche voi. Mi piace, condividete, nella descrizione del video il link al mio Moneybox di PayPal,
che tirare su qualche soldino extra per le gemme e tutto quanto fa sempre comodo. Ci vediamo al prossimo video.